quello del cinema Metropolitan, un cinema storico con tre sale. Il cinema Metropolitan circa un mese fa ha chiuso. Nicola fa un mestiere bellissimo, inventa le storie per il cinema e insegna a farlo, insegna sceneggiatura. Da questo cinema, per esempio, è una storia esemplare, perché questo cinema, oltre che essere un cinema storico, era l'unico cinema a Roma che dava, che proiettava solo film in lingua originale. Anche l'Holiday, un cinema dentro un palazzo ottocentesco, ha chiuso. L'Espero era un cinema storico, ora è un bingo moderno. Il Metropolitan invece stava al centro di Roma e siamo nella capitale del cinema. Poi Roma è la capitale d'Italia e quindi è piena di stranieri. E poi significa una cosa a cui non si pensa mai, che togliere un cinema che proiettando film in lingua originale li sottotitola significa togliere alla comunità dei sordomuti un'opportunità di andare al cinema. Le piccole sale chiudono, ma lo Stato non le aiuta. Nel milleproroghe è previsto un aumento di un euro sul costo del biglietto ed un euro sui 4 euro della sala di provincia pesa di più che un euro sui 13 euro del film 3D al multisala. Ci sono tante multisala che fanno spettacoli assolutamente rispettabili, molto cinema americano, molto cinema di intrattenimento, per un altro tipo di cinema soffoca, cioè c'è sempre meno spazio. Ormai la distribuzione in Italia la fanno in pochissimi e sono solo molto grossi. La 01 è Medusa, quindi se non sei distribuito da questi due sei invisibile. E quindi questo ha portato a una protesta forte negli ultimi mesi. Cristiano è un piccolo produttore cinematografico, è un giovane professore di teorie tecniche del montaggio all'Università di Teramo e passa il suo tempo lavorativo occupandosi di cinema, mentre il suo tempo libero lo passa occupandosi di cinema. Ragazzi, noi non ce la facciamo e così 250.000 persone che lavorano in questo ambiente non mangiano più. Allora, come dire, proclamare il proprio dispiacere, la propria opposizione perché questo cinema chiude non significa necessariamente dire no, questo cinema non deve chiudere, significa dire però mentre chiudiamo questo vogliamo dirci che stiamo perdendo qualcosa di fondamentale e che quindi a questo bisogno noi dobbiamo rispondere. A questo bisogno ci pensa Nicola in prima persona a rispondere e ci pensa Cristiano e Dino e altri 57 ragazzi, sceneggiatori, attori, registi, produttori. Come? Così. Allora, esattamente un anno fa, circa a gennaio dell'anno scorso, sono venuto a sapere che il cineclub Grauk avrebbe chiuso. È uno dei storici cineclub di Roma. Il Grauco si trovava al Pigneto, un quartiere multiculturale dove convivono fra di loro vecchietti romani, studenti fuori sede e immigrati. Ed è qui che Cristiano, appassionato di cinema, veniva, perché qui c'era l'ultimo avamposto di un cinema di una volta, il Grauco appunto. Ma com'era? Il posto entrando era un posto veramente fermo agli anni 60, e con tutto quello che c'era allora fermo, immobilizzato, impolverato, con gli stessi odori. E quindi ho cercato di capire come prendere questo spazio. Ho parlato con produttori più grandi di me. Cristiano si rivolge a chi maneggia più soldi di lui, ma nessuno crede nella sua idea. E allora Cristiano che fa? Lo chiede ai suoi amici, e dagli amici degli amici, e dagli amici degli amici degli amici. Trova Nicola e Dino e altri, alla fine sono in 60. Decidono di mettere ben 900 euro a testa e diventano genitori di un unico figlio, il Chino. Ed era abbastanza piccolo per poterci permettere di provare a salvarlo, cioè di provare a dire prendiamolo, ristrutturiamolo e teniamolo vivo. Il vecchio cineclub era tutto chiuso, quindi c'erano tutte le mura, era completamente diverso da adesso, c'erano tutte le finestre murate, quindi abbiamo aperto tutto, abbiamo fatto open space, queste sono colonne portanti meravigliose, il nostro santino però. Noi vogliamo fare un cinema piccolo, facendo vedere alle persone, a noi per primi, tutto quello che vince nei festival internazionali, a menzioni a Cannes, stravince a Berlino, oppure viene nominato nei 5 degli Oscar, che in Italia neanche senti nominare. Però con così non campiamo, perché se noi apriamo una sala di 40 posti, con tutto quello che vuol dire cercare film
chiamare le distribuzioni, sottotitolarli. Kino in tedesco significa cinema, ma per Cristiano e gli altri ragazzi il termine acquisisce un significato in più. Il loro kino infatti non è solo cinema, ma è anche bistrò. Quando vado al cinema ora, chi ti vende il biglietto è stanco, chi te lo strappa non ti guarda, esci e il bar è chiuso. Io trovo assurdo che quando esco dal secondo spettacolo il bar sia chiuso nei cinema, perché io ho sempre sete e il bar è sempre chiuso. E perché rinunci a 300 persone? Cristiano non vuole che si rinunci al pubblico del cinema e lotta perché la visione di un film sia occasione di incontro, di chiacchiere, di bevute, di conoscenze, di scambi di opinioni. Però noi siamo semi slow food, chilometro zero, biodinamico, bioenergetico, pannelli solari, sì. Gente che pedala durante la proiezione per fare energia, banca etica. Tutte, dimmene una politicamente corretta, noi ci sta. Perché a un certo punto uno, dopo che sentiva tutte queste robe qui, si è impaurito e ha detto: ragazzi, ma non viviamo, vorrete mica togliere la Coca-Cola? E lì si è scatenato il putiferio. Allora, beh, al posto della Coca-Cola sono state create altre bevande. Ma il chino libre, rum e chinotto, perché sono le specialità. Abbiamo anche il Kin Tonic e poi il Kin Lemon. Così come per i film, anche per il cibo si ha attenzione ai piccoli produttori, contadini e fattori con i quali i ragazzi cercano di avere dei contatti diretti. E quando tu vai al supermercato e te compri la carota, tu non stai comprando la carota, tu quello che paghi è il parcheggio, l'aria condizionata, la filodiffusione, la giacchetta della cassiera. Tu hai l'illusione di comprare una carota, in realtà stai pagando tutto questo. Quello che dico io è: torniamo a comprare la carota. Vogliamo mantenere un contatto diretto con i produttori, perché vorremmo comunque farli venire qui e fare delle degustazioni, conoscerli bene e frequentare anche i produttori non solo di cinema ma anche di cibo. Questa invece è la scala che porta giù, diciamo, grande fervore, perché dobbiamo aprire tra 48 ore. Qui c'è la sala, che è una piccola sala di 40 posti, però super performante, in alta definizione. Manodopera autonoma, tutto quello che abbiamo potuto fare noi lo abbiamo fatto noi. Ne abbiamo attaccato il parquet, attaccato la moquette, dipinto, distrutto. Il chino, io al chino per la prima volta ho potuto usare la mia laurea di architettura, perché ho costruito un po' di cosette, almeno è stata utile a qualcosa. Valentina ha studiato architettura e al chino ha fatto l'architetta. Giovanni ha fatto per sostenersi il cameriere e al chino fa il responsabile bar. Cristiano fa il produttore in difficoltà, ma ora fa il direttore del cinema. Si è fatta sta cosa perché noi ogni volta che facciamo riunioni per parlare del lavoro, della nostra categoria, no? Dell'audiovisivo, andiamo sempre nei bar per incontrarci 30-40 persone. E lì ti mettevi seduto un bicchiere di vino, una fetta di prosciutto, te levavano 15 euro. Per parlare del fatto che guadagni poco devi spendere 20 euro al bar. A quel punto si è detto, famo se è una cosa nostra, così quello che spendiamo ritorna a noi. E questa è la vera ragione di tutto. E dimostrare che si può, anche economicamente, certo non diventare ricchi, però esistere. Esistere e resistere. Vista l'ampia adesione, chiunque oggi può diventare socio del chino, certo in forme diverse, ma chiunque può collaborare con questi ragazzi. O diventi socio sostenitore, 100 euro e per un anno hai diritto a entrare gratis a tutte le proiezioni. O socio silver, 300 euro 3 anni, o socio gold, 600 euro per 6 anni. Ma ti rendi conto, in un momento in cui chiudono i cinema e ci fanno i bingo nei cinema, questi ragazzi prendono un posto, lo fanno diventare un cinema, li adoro. Orsellini diceva ai giovani: se volete fare cinema apritevi un cinema.